Un saluto a tutti i lettori di tuttoandroid.net. Huawei al Mobile World Congress 2017 ha presentato Huawei P10. Quindi oggi andiamo a vedere quelle che per noi sono le tre caratteristiche top di questo smartphone. La prima cosa che di sicuro ci è piaciuta è il design e il touch and feel. Si tratta di uno smartphone davvero molto molto bello a tatto. È cambiato leggermente rispetto a P9, ma quei piccoli cambiamenti che ci sono l'hanno reso davvero più bello esteticamente. Assomiglia sì ad altri dispositivi, ma poco importa perché si tiene molto bene all'interno di una mano. Anche per quanto riguarda l'ergonomia si usa davvero molto bene e lo spessore è molto ma molto ridotto. L'unica cosa che forse fa storcere un po' il naso è l'ottimizzazione dei bordi superiori e inferiori attorno al display, però per la diagonale di schermo da 5.1 pollici le dimensioni totali ci stanno. Un altro pro di Huawei P10 è di sicuro la fotocamera, perché abbiamo ancora una volta il doppio sensore, di cui uno RGB, un altro in bianco e nero, però migliorato rispetto alla generazione precedente. Tra l'altro ci sono varie funzioni prese ad esempio da Mate 9, come lo zoom ibrido fino a 2x, quindi fino a 2x non dovremmo avere una perdita di qualità, e anche ad esempio la funzione ritratto di Leica, che funziona davvero molto molto bene. Abbiamo già scattato qualche sample e sembra davvero una bella funzione. L'ultimo pro che abbiamo trovato in questo Huawei P10 è il software, che in realtà non è proprio una novità, perché questa Motion UI 5.1 ha alcune differenze sì rispetto alla 5.0, ma diciamo che sono per lo più sotto al cofano, tra virgolette. Ci sono delle ottimizzazioni lato RAM, lato consumi, ma che in realtà dall'esterno non si vedono. Quello che ci piace di questo software, come con la Motion UI 5.0, è che è cambiata la grafica, risulta leggermente più vicina ad Android stock, ma nemmeno troppo. Le funzioni sono aumentate, funziona davvero molto molto bene. L'unico dubbio che ci rimane è riguardo l'autonomia, la gestione della batteria di questo software. Vedremo nella recensione di Huawei P10 se riuscirà a soddisfarci. Queste quindi erano quelle che per noi sono le tre caratteristiche al top di Huawei P10. Fateci sapere all'interno dei commenti quali sono le tre caratteristiche che a voi piacciono di questo smartphone. Direi che per il momento è tutto da Emanuele Capone per tuttoandroid.net.